Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Origins e siamo pronti a riprendere il viaggio di Bayek. Ragazzi, io vi ringrazio per tutto il supporto che state lasciando a questa serie. In realtà io vengo dal futuro perché sto registrando ancora, insomma, non so come saranno andati, ma sono sicuro che il vostro appoggio ci sarà sempre. Quindi continuate a condividere il video agli amici, lasciate soprattutto tanti mi piace. Superiamo di nuovo i 30.000 mi piace anche per questo video. Lì c'è un covo di criminali. Criminali, vabbè, non lo so. Di nemici sicuramente. Che dite, ci andiamo? No, no, ragazzi, facciamoci gli affari nostri, erano troppo forti. Quindi riprendiamo il viaggio di Bayek, un viaggio di vendetta. E stiamo andando ad Alessandria per incontrare Aya, che dovrebbe essere la moglie di Bayek. Intanto scopriamo nuovi luoghi. C'è gente che scappa di fronte a noi. La città del mio vecchio amico Menehet. Sarà sicuramente al tempio. Come sempre. Chi è Menhet? Aggiornata. Incontra Menhet il sacerdote agguato nel tempio. Ok, dai, seguiamo questa missione. Ragazzi, io vi ricordo che noi giocheremo tutte le missioni principali come tutte le serie. Intanto guardate gli schiavi come lavorano i campi. Però per quanto riguarda le secondarie, questo immagino sia una secondaria, non saprei, dobbiamo un po' decidere insieme. Eccoci qua ragazzi, alla fine ho deciso io, mi sono giocato quasi tutte le secondarie che c'erano in quel, insomma, in quel luogo, sono andato al tempio dal tizio. Però qua ragazzi dobbiamo decidere, perché le secondarie servono a farmi progredire di livello, adesso sto a livello 8. La missione che dobbiamo fare ad Alessandria per Aya richiede il livello 10, quindi c'era un bel dislivello. Ho fatto almeno 3 livelli, però in realtà era, diciamo, erano tutte missioni secondarie abbastanza blande, che però alla fine mi hanno dato un'armatura, niente di che. Comunque, guardate qua, ho preso, come si chiama, la briglia? Briglia? Non so, penso i romani la utilizzavano. Credo che gli egiziani l'avranno presa dai romani, o viceversa, perché sapete che il popolo romano, no? L'antica civiltà romana era solito proprio fare questo, cioè prendeva le tecnologie, prendeva anche i monumenti addirittura, e le usanze dei vari popoli che riusciva a conquistare e li riportava a Roma. Allora io sono arrivato ad Alessandria intanto. Che gli dei mi aiutino. Sto arrivando, Aya. Sì, sta arrivando pure la morte se vado a nuotare vicino agli alligatori, però l'ho fatto apposta, ragazzi, per farvi vedere, vedete quanto è viva la natura. Alessandria, eccoci qua. Quanto è effettivamente pericoloso. No, non è vero, ci sono capitato. Quindi insomma ragazzi, questa questione delle secondarie io non so, perché allungherebbe sicuramente la serie tantissimo. E non mi dispiace, perché ripeto, Assassin's Creed è bellissimo. Non erano cioè così importanti. Per esempio ho fatto al tempio, c'era quel tizio che mi ha salutato, mi conosceva. Io ho giocato con i bambini a nascondino, cioè per farvi capire il livello della secondaria che ho fatto. Intanto questa è Alessandria, guardate un po'. Io non mi sto soffermando molto su farvi vedere i paesaggi e queste cose così, perché comunque ragazzi, essendo un open world, è molto difficile. Ci saranno sicuramente tanti tagli in questa serie, perché gli spostamenti sono lunghi. Io devo ancora capire come portarla. Io vi ricordo sempre, quando iniziamo una serie, prendetevi sempre 4-5 episodi per decidere se vi può piacere. Comunque, nella scorsa puntata è successo veramente di tutto. Abbiamo scoperto perché Bayek è alla ricerca di questi uomini mascherati che sappiamo far parte dell'ordine degli antichi. Hanno ucciso il figlio. In realtà il nostro figlio l'abbiamo ucciso noi stessi con la coltellata. Però avevano rapito il bambino come ostaggio per chiederci di aprirci un po' la cripta. Io non so che cosa c'è a Siwa, che c'è nella cripta di Siwa, e soprattutto perché quel manufatto che sembrava molto la mela dell'Eden, e soprattutto dopo che abbiamo ucciso Libis, no? Quel tizio, mi sembrava proprio che, come dire, avesse dei poteri soprannaturali. Perché solitamente quando noi uccidiamo, insomma, le vittime, no? Le assassiniamo in Assassin's Creed, solitamente ci, insomma, ci fa il dialogo come al solito, però finisce là, cioè non è che c'hanno poteri magici. Invece qua ogni volta rivedevamo nostro figlio che, o magari sono delle tipo proiezioni che ha Bayek, tipo gli incubi, come possiamo dire, che non se lo togli dalla testa, giustamente, visto che forse un po' in colpa ci si sente. Non lo so ragazzi, a me piace speculare, voi fatemi sapere. Intanto dovevamo farci un po' un viaggetto e l'abbiamo impegnato così. Tra l'altro io, che cosa ha detto idioti? Guardate che bella Alessandria, siamo proprio, sembra che ci sia molto l'influenza greca, Cioè, mi aspetterei di vedere queste costruzioni appunto in una città greca.
Ma penso di sì, perché comunque Alessandria è famosa per la sua grande biblioteca. Infatti ci stiamo andando, dove venivano racchiuse tutte le conoscenze, insomma, Serapide. Il serpente avrà la sua risposta. Sì, dobbiamo comunque uccidere il serpente. L'ho scritto io! Tutti gli scritti devono essere copiati per la grande biblioteca. Non l'avrai! Allora i lavori di Archimede, Platone, Saffo e Aristotele non potranno godere della... Come troverò Aia in mezzo a tutte queste pergamene? Hai ragione. Ma non potrebbe spiegarli in modo più semplice? Guardate ragazzi, siamo dentro la storia, siamo nella biblioteca di Alessandria, come detto, custode della conoscenza degli uomini antichi. Vedete, la questa biblioteca è dedicata alle nove figlie di Zeus, quindi qui c'è molto, c'è molta Grecia, a parte lo vedete da, come si chiamano, no, come si chiama, oddio raga, ho perso tutte le conoscenze di arte, ma meno male, guardate pure come sono vestiti i tizi. Valle divisa. Ah, questo è un papiro, è tipo il tesoro, ragazzi. Arceru, scusami. E questa è tutta l'area di essere una statua greca. Vabbè, no, è quello lì. Va bene. È Serapide. Serapide. E adesso? Dov'è Aia? Ah, Serapide. Ho scritto un'epopea pastorale tragicomica su di lui. Ah, ci frega, oh. Sei tu, Bayek, vero? Aia ti sta aspettando. È al sicuro. Presto, seguimi. Porca miseria, ma è un orso. Mi spiace, mio caro amico, ma sembri piuttosto sbronzo. Questa biblioteca è solo per chi vuole studiare. È qui nascosta. Chi sei? Ah, così ti piacciono i versi omerici, eh? Prego, di qua. Sono il cugino di Aia, Fano. Ah, sì, Fano. Lieto di incontrarti finalmente. Dimmi che succede ad Aia. Perché sei così cauto? Gennadio ha mandato i suoi uomini a cercare in ogni casa. Spesso trascinano la gente in strada e la torturano per avere informazioni. Il governo funziona così ormai. Gennadio? Un mostro. Il comandante di Alessandria. Sta rivoltando la città per trovarla. Dov'è nascosta? Ho un amico molto potente, Apollodoro. Di sicuro ne hai sentito parlare. Non direi. Lo conoscerai. In ogni caso, ha trovato un ottimo nascondiglio ad Aia dopo che si è messa nei guai. Ma cos'è successo? Non mi hai risposto. È una brutta faccenda politica. Ti spiegherà tutto lei, tranquillo. Beh, considerata la morte che ha fatto tranquillo, non me ci starei. Fatto sta che comunque Fano, il cugino di Aia... Ecco Fano! Pensa di essere un poeta! Invece... moderno Sofocle! Dovreste leggere il suo poema, Ode alla mia capretta. Beh ragazzi, considerato il pelo che porta addosso... Andare. Quel monumento nasconde la strada per raggiungere Aia. Sì sì, va bene, però dovremmo fare un attimo mente locale. Proprio lì! Sì... Proprio lì dovevo saltare. Devi fidarti. Io pensavo di trovare una porta. Mi fido. Ragazzi, sta succedendo tutto molto velocemente. Aia viene protetta da Fano, che in realtà a sua volta vengono protetti da Apollodoro, che è il tizio che ha dato riparo alla nostra bella Aia, che ancora non abbiamo mai visto. Che è successo? Aspetta un attimo. Ok, eccomi qua ragazzi. In pratica... avete notato che adesso portiamo il cappuccio proprio come gli assassini? Non ci ho ancora fatto caso? Appunti di Aia. Fammi leggere. Mi sei mancato. Olè! Non dovremmo più stare lontani così a lungo. Ora siamo solo noi due. Senza Kemu. Siamo di nuovo insieme. Noi due. L'uno per l'altra. Se continuate così ne fate un altro de Kemu. Ho novità. Dai. Cicatrici della giustizia. Oh. Ho colpito Medunamon con questa. Odio l'idea di fare cose simili, ma... sono grata che tu l'abbia fatto.
A dire il vero, è stato piacevole. Mi è mancato il tuo tocco. Mi è mancato poterti toccare. Anche io ho ucciso. Atteone. L'ho seguito e ho trovato una maschera nella sua stanza. Quando è tornato, l'ho costretto a indossarla. E gli ho conficcato questo pugnale in mezzo agli occhi. Aia. Eh sì, pure lui avrà detto una cosa così. Ma non sono stata attenta. Un altro dei mascherati mi ha seguito fino a casa. È stato più complicato. Ne manca solo uno. Poi sarà finita. E giù di lingua. Beh, mi sembra un po' semplice, ragazzi. Già li hanno ammazzati tutti. Secondo me qualcosa sotto ci pende. Guarda qui. L'ho presa da Teone. Apollodoro mi ha detto che è un papiro del Consiglio Reale. Vuol dire che il serpente è nella corte di Tolomeo. Come può Apollodoro conoscere tutto questo? Ha informatori ovunque, grazie ai contatti con Cleopatra. Cleopatra? È stata dichiarata criminale? Da quel traditore del fratello, sì. Vuole riprendersi il trono. Vuole vedere il serpente morto quanto noi. E si fida di me. Mi ha dato questo per tagliargli la gola. È una lama antica che ha ucciso il tiranno Serse. Dispensa giustizia. Astuto. Andrò al palazzo e scoprirò chi utilizza il sigillo del serpente. E mi affiderò a lei. Mamma mia, ragazzi, stiamo andando veramente troppo veloci, troppe informazioni. Troverai tutte le informazioni nell'ufficio dello scriba reale. Spende il suo tempo ai bagni. Ispeziona il palazzo mentre è via. E tu? Finché Gennadio pattuglia le strade, non posso andarmene. Mi cerca per uccidermi. Oltre al serpente, cercherò di scoprire qualcosa su Gennadio e lo eliminerò. Cos'è questo? Quello conduce al molo. Davvero Fano ti ha fatto passare per il pozzo? Sì. Oltre al serpente, cercherò di scoprire qualcosa su Gennadio e lo eliminerò. Ce l'hai già detto. Scopri chi è il serpente e mostragli la via che conduce alla morte. Ci vedremo al Panaeon dopo che avrai ucciso il serpente e Gennadio. Ti terrò nel cuore fino ad allora. Farò lo stesso, amore mio. Bene, ragazzi, ok, fermi tutti. Abbiamo ottenuto la nostra prima lama celata e... voi sapete che questa storia ci dovrebbe raccontare come sono nati gli assassini. Ce l'ha data Cleopatra, che a sua volta è in combutta con Apollodoro, che è in combutta con Aia. Oddio, non ci sto capendo niente, ma io direi di andare a fare la nostra prima missione da assassini. Gennadio o il serpente? Gennadio perché è più vicino. Mandiamo Senu a scoprire un po' dove si trova questo Gennadio, che sta cercando Aia nell'area est di Alessandria. Il perché l'abbiamo scoperto: Aia non ha fatto fuori una, ma ben due personalità dell'Ordine degli Antichi. Cioè, io sinceramente, ragazzi, non mi aspettavo che sarebbe stato così facile farli fuori, ma secondo me ci sarà qualcosa sotto. Ma stanno emergendo gli intrighi. Io intanto eccolo qua, Gennadio. Ah, peccato. Livello 11. Vorrei dire bene, ma in realtà è male, perché c'è una distanza netta tra il mio livello e il loro. E come vi ho già detto, ragazzi, si sente, eh. Non so se è perché abbiamo delle armature scarse o siamo ancora bassi di livello, ma quando picchiano i nemici, picchiano forte. Gennadio è uno di questi, che sta mettendo a ferro e fuoco la città per trovare Aia. Abbiamo visto, insomma, anzi, Fano ci ha raccontato che ormai va in giro a interrogare la gente così a muzzo. Tanto Senu, mappami tutti i nemici, perché sennò... ragazzi, direi che la strategia dovrebbe essere questa qua. Vi spiego il piano. Il piano è quello di non morire adesso, innanzitutto, ma è intrufolarci silenziosamente all'interno di quella rocca e provare a ammazzare Gennadio nella maniera più silenziosa possibile.
So già, ragazzi, che quando le cose le voglio fare stealth e le annuncio, sicuramente vanno male. Solitamente invece quando sto zitto, va bene. L'unica cosa che mi rende felice è che comunque in questo Assassin's Creed il combattimento c'ha un senso. Poi magari vi può piacere o no, voi fatemelo sapere sotto nei commenti. Perché poi la cosa brutta di, ecco, registrare con così tanto anticipo le serie è che al momento non ho sotto gli occhi, insomma, i vostri commenti, e quindi non posso rispondere anche ai vostri commenti, alle vostre teorie. Voi comunque, ragazzi, continuatela a scrivere, perché ci sarà semplicemente lo scarto di due puntate che starò avanti. Sto cercando di temporare. Eccolo Gennadio, io gli salterò. No, aspetta, aspetta, aspetta. No, porca vacca, quello mi ha quasi scoperto. Gli salterò addosso, ragazzi. Voi sapete, io faccio sempre delle serie interattive, cerco insomma di prendere molto in considerazione quello che mi scrivete. E quindi, allora, ragazzi, speculiamo un attimo, no? Perché abbiamo ottenuto queste informazioni. Allora, intanto la lama celata, che è una lama antica, come detto, che ha ucciso addirittura il tiranno Serse. Quindi parliamo di Serse. Oh, ma ne ha ucciso uno di qua, ne spuntano come funghi. Io ci avrei pure i dardi quelli soporiferi, però siccome non me la fido. Guarda questo qua, vedete? Facciamolo fuori vecchia maniera con la lama celata che abbiamo appena ottenuto. Quindi questa sarà la nostra seconda uccisione con la lama celata. E dicevo, ha ucciso quindi il tiranno Serse. Può essere per caso che c'è già qualche assassino in circolazione? No, perché comunque non è che quella lama ammazza i monarchi. Insomma, è una cosa importante. Cioè, non è che è una spadina usata così. Cioè, soprattutto da gente qualunque. Ah, devo ammazzare pure questo. Aspetta, questo, ragazzi, gli provo a tirare il dardo. Vai, no, tiragli il dardo. Vabbè, allora faremo la vecchia maniera. Mi sono fatto scoprire, ragazzi, come un pollo. Prendiamo la spada, ragazzi. Questa qui è quella che ho trovato nel DLC, ve l'ho già detto, ma non è più forte di altre che ho. Tanto quello l'addormento. Eccolo Gennadio. No, ha chiamato la guardia del corpo, l'infame. Sì, con le mazze. Ti piace la mazza, Gennadio, anche perché è un nome così. Mossa ultra, speriamo di cavarcela, guardate, ragazzi. Questa credo che sia un'abilità della spada, Rallenta un po' il tempo, siamo super veloci, Gennadio è morto. Ammazziamo pure gli altri, ragazzi, che stiamo veramente messi male. Dicevo, preferisco questa spada, nonostante non sia fortissima rispetto alle altre. Ma perché, vedete? Il veleno, è sta buono, Ciccio. Dai. Ok, Gennadio, devo confermare la morte. Dicevo, ragazzi, ci saranno altri assassini secondo voi in circolazione? E poi perché ce l'aveva Cleopatra come arma? Perché hai messo fine alla mia vita? Volevi uccidere mia moglie? Quella stronza di tua moglie è una criminale. Maledetta schifosa. Ho fatto solo il mio dovere di comandante. E per questo hai voluto la mia vita. Credi che la tua vendetta vada oltre la legge, Mejai? Lo scoprirai. I Filakes riusciranno a trovarti e avranno la loro rivalsa. Che l'occulto cammini al tuo fianco. Il signore della Duat attende. Oh, bellissimo sta cosa, ragazzi. Il signore della Duat. Ovviamente ogni epoca storica c'ha il suo motto, no? Il suo modo di dire. No, che poi non è motto, dipende un po' dagli dei che ci sono. C'era Ezio Auditore che diceva riposa in pace, in latino, perché a quel tempo, ragazzi, la messa, insomma, tutto ciò che era religioso era in latino. Allora, io mi allontanerei da qui e adesso possiamo passare al nostro obiettivo, quello principale, ovvero far fuori il serpente. L'ira dei poeti, no, quello lì è una secondaria. Ecco il serpente. Vediamo un po', sì. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. L'ufficio dello scrivo reale è nella parte nord del palazzo. Ok, ok, ragazzi, dai. Allora io direi di farcela di nuovo tutta insieme. Andiamo a vedere il serpente dove si nasconde, eh. Abbiamo scoperto da, insomma, da Aya che potrebbe essere qualcuno che è a palazzo. In realtà noi sappiamo che in realtà dovrebbe l'ordine degli antichi dovrebbe abbindolare il faraone. Ti sei messo lo zuccotto per non morire. Per non morire, sei messo lo zuccotto.
Avete notato come cambia il sistema di mira in base ai diversi archi che abbiamo? Ce n'è ora un altro qua. Io comunque, ragazzi, farò un sacco di tagli, ve lo dico. Almeno per gli spostamenti, finché non avrò capito come portarvi bene questa serie. Visto che, come già detto, non so se l'ho già detto, perché poi io dico un sacco di cose e poi taglio, faccio. Essendo un open world e la mappa, raga, è gigante. Sto giro veramente non si sono regolati, è una cosa assurda. Potremmo depredare quella nave e prenderci il legno. Bersaglio localizzato. Abbiamo trovato forse l'ufficio dello scribacchino. Però io... Ma aspetta, ma lo scriba reale è il serpente? Perché devo trovare l'ufficio allora? Ah, perché le lettere che abbiamo trovato, che gli ha consegnato Apollo d'Oro a Daia, venivano dallo scriba reale, quindi dovrebbe esserci una... insomma, come si dice? Un collegamento sicuramente. Però per il resto, ragazzi, a me veramente mi sta intrigando questo Assassin's Creed. Non l'avrei detto, eh. Seppure è vero che dal punto di vista tecnico-grafico, raga, cioè, stavamo un po' indietro, è inutile. Tanto sono sicuro che l'avrete scritto in tantissimi. Sì, in realtà io lo sto giocando su PS4 Pro, però quando registro sto a 1080p. In 4K non è male, in 4K non è per niente male. Però è chiaro che, cioè, poi vabbè, voi lo guardate su YouTube, ragazzi, per quanto la qualità possa essere alla grande, noi comunque sgattaioliamo, cioè, ma che tecniche elusive proprio sta utilizzando il vostro mic. Però questo lo ammazzo, ve lo dico, perché non è possiamo stare con le mani in mano, cioè, abbiamo una lama celata e porca miseria non la usiamo perché la buttiamo giù. E ancora parli. Quindi insomma, ragazzi, però per il resto mi intriga. Voglio vedere un po' come sarà la vendetta di Bayek. Voglio scoprire il, insomma, l'origine degli assassini. Ma soprattutto sta questione mi sta venendo un po' alla mente, insomma, del fatto che ci potrebbero essere altri assassini. Cioè, Cleopatra come l'ha presa sta lama celata, no? E poi pure sta combutta. Vabbè, la combutta in realtà, ragazzi, è un fatto storico tra Tolomeo e Cleopatra, che erano fratelli. Tolomeo era in realtà un bambino quando è salito al trono. Non so se ve l'ho già raccontato. Cleopatra era appunto stata allontanata, no? Poi diciamo si erano fatte due fazioni in Egitto. Alla fine quel tizio non se n'è andato, scusate. Non diciamo le parolacce, che sennò ci demonetizzano il video. Dal sangue che vedete potrete aver capito più o meno come è andata a finire. Io mi intrufolerei a sto punto dentro sta finestra. Cioè, quel tizio mi potrebbe beccare, no? Via. Dovremmo essere dentro. Questo è il Palazzo Reale. Tra l'altro, Palazzo Reale perché, ragazzi? Perché Alessandria, in questo periodo, era la capitale del Regno d'Egitto. Allora, zona di indagine. E il fatto che vedete che c'erano, appunto, vedete pure qua, c'è il mosaico. Il mosaico è un tipo d'arte greca. Cioè, guardate, che cosa sto facendo? Cioè, io... Mo potete dire... Lo scala l'abbiamo capito. Mi dovete dire chi è che vi fa certi collegamenti? Chi è che mo sta a guardare che c'era il mosaico a terra? Eh? Dai, su. Sembra importante. Aprilo allora. Sembra importante. È chiuso. Ok, allora vediamo un po' se c'è altre cose importanti. Queste sono le stanze dello scriba reale. Ok. Quindi, ragazzi, abbiamo trovato una scala che lui non ha preso. Lo scrigno è chiuso, come lo apriamo? Tanto gli rubiamo un po' di roba. E dicevo, quindi, in questo periodo c'era anche un po' una multicultura ad Alessandria, no? E il fatto per cui vedete qua che è tutta roba greca. C'è la biblioteca dove abbiamo visto, insomma, anche dei greci. Ma adesso io non vorrei dire cose brutte sulle religioni, ragazzi, perché io lascio libertà a tutti. Però, se rapide, tanto qua abbiamo trovato una chiave che aprirà chissà quale forziere. Ma se rapide era un dio condiviso tra i greci e gli egiziani. Cioè, se l'è proprio inventato Tolomeo, ha detto: ah, vabbè, senti, noi ti famo questi, voi ti fate quelli, famo che questo qua lo ti famo tutti e due. Capite? Vabbè, ve ne parlerò bene. La cassa appartiene allo scriba reale in persona, Eudoro. Un doppio fondo. Una lettera. Esimio Ibis. Il faraone continua ad ascoltarci e rimane la nostra marionetta. Fai molta attenzione. Una lettera. Esimio Ibis.
Il faraone continua ad arci. Nadio sta interrogando la popolazione. Apprezziamo i tuoi sforzi, Ibis. Lunga vita. C'è il sigillo del serpente. Il serpente è Eudoro, lo scriba reale. Bene. A parte lasciare tracce così evidenti, sappiamo adesso chi è il serpente. Aia ha detto che lo scriba reale va spesso alle terme. Ucciderò quello schifoso di Eudoro proprio lì. Ah, alle terme di Caracalla, dove i romani giocavano a palla, eh? Ha capito, ragazzi, che poi ragazzi gli ha detto lunga vita all'Ibis, è morto. Gli hai portato sfiga. A sto punto, ragazzi, io andrei alle terme. Ah, vedi Bayek, tutto bello fisicato. Ragazzi, siamo arrivati alle terme. Non l'avrete visto perché in realtà ho utilizzato il teletrasporto, il viaggio rapido. Dobbiamo assassinare Eudoro, che a quanto pare è in combutta con tutti questi... Aristone ha denunciato Eudoro, accusandolo di plagio. Cosa? No, mi trovavo al mole, l'ho sentito dalla moglie di Aristone in persona. Sua moglie? Sta solo cercando di attirare l'attenzione. Eudoro ha rubato interi paragrafi dal libro di Aristone sul proprio scegliersi i cavalli. L'hai vista sua moglie? Ah, questo posto. Da solo vale tutto il viaggio. Guarda che soffitto immenso. Semplicemente divino. Vabbè, cose che non ci interessano. Però mi fa pensare che quest'ordine degli antichi controlla più punti. È tutto di vostro gradimento, signore? Ok, oh. Hanno rosicato, che gli è successo? Insomma, perché quello sta Siwa, questo sta Alessandria. Gli altri due in realtà non sapevamo dove si trovavano. Romeo è solo un povero ingegno. Simone, devi aver bevuto troppo vino. Ci sono le guardie, io signore, le posso darvi una mano, forse? No, mi sto solo arrampicando. Come serve? Ma se... Aha! Mentre gli altri parlano, ragazzi, e noi gli salteremo addosso. Partito il dito. Attenzione, ecco perché. No, vabbè, raga, dai, sta succedendo di tutto. Muori! E facciamola finita. Gli dei ti maledicano. Per quale motivo vuoi uccidermi? Hai ucciso mio figlio di fronte ai miei occhi. Tu sei un pazzo. Al tempio di Siwa! Quello schifoso buco di merda? Io non ho nulla a che fare con quella storia. È tardi per mentire. Anubi, attende. Prezzo da pagare per uccidere il serpente. Il serpente? Il serpente non morirà mai. Figlio di Apopi, il signore della duatta ti attende. Fuggi dalle terme, ragazzi, scappiamo, ma ci abbiamo rimesso un dito. Infatti, avete visto quando gli ha dato la lama, Aya? Lui stava provando ad aprirla, invece, ecco così che... Vabbè, sapevamo appunto che deve mancare il dito agli assassini appunto per favorire l'uscita della lama, no? E qui proprio, vabbè, ovviamente Bayek non sapendolo ci ha rimesso il dito, ma si è salvato. È riuscito a uccidere, assassinare, insomma, l'ultimo membro degli assassini. Almeno, scusate, no, degli assassini, degli antichi. O almeno tutti quelli che erano a Siwa, li abbiamo fatti fuori. Però il fatto che quello ha detto, no, il... come si chiama?
Il serpente non morirà mai. Mi viene in mente una cosa. Siccome continuano questi incubi, o comunque Bayek continua a vedere Kemut. Kemut, sì, Kemut è la farina. Che sto a dire? Ragazzi, sto registrando troppe puntate tutte insieme. Era pieno di guardie e noi ce ne siamo proprio bulleggiati davanti a loro. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Eccolo qua, Bayek, senza un dito. E beh, ragazzi, missione completata, un nuovo livello per noi. Io direi che per questa puntata possa essere tutto. Fatemi sapere che ne pensate, soprattutto da questo punto di vista, delle teorie che stiamo facendo. In ogni caso, io vi do appuntamento oggi pomeriggio per una nuova puntata di Assassin's Creed Origins. E io non so adesso che facciamo, perché abbiamo fatto fuori tutti i tizi. Intanto guardate quanto è grossa Alessandria. Abbiamo fatto fuori tutti i tizi. Non ci resta che ricongiungerci guai. Scopriremo di più nelle prossime puntate. Un saluto a tutti, amici. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.